Secondo incontro, quindi. Buonasera a tutti e benvenuti. Secondo incontro di questo percorso, il primo è stato circa un mese fa, andiamo avanti con questo secondo di introduzione, il primo, su quello che è, diciamo, come gruppo PGT, che è all'interno del gruppo, diciamo, sottogruppo di Carugate Movimento, si occupa ormai da qualche mese di questa affascinante tematica, no? Appunto sull'urbanistica, sul PGT, sul pensare, diciamo, la città, le città del futuro, su quello che vogliamo, su quello che desideriamo. Andremo nello specifico, grazie anche a questi due nostri relatori, Pietro Mezzi, consigliere delegato alla pianificazione territoriale ambiente città metropolitana Milano, e Luca D'Attini, ingegnere ambientale, tecnico e nonché giornalista di Salviamo il Paesaggio, che si occupa ormai da molti anni di queste tematiche, di consumo di suolo, di ecologia, diciamo, 360 gradi. Allora, secondo incontro, dicevo, entriamo più nel merito. Vedete che abbiamo appeso appunto su i pilastri alcuni temi che vorremmo sviluppare stasera un po' tutti quanti assieme, appunto riqualificare le aree dismesse, il consumo di suolo, dove, diciamo, ognuno di noi poi può dire la propria con dei post-it in una seconda fase dopo le relazioni che terranno sia Pietro che Luca. Andrà avanti, non ci fermiamo qui perché ci saranno ulteriori due incontri, sempre sul tema dell'urbanistica, del PGT. La prossima si terrà sempre qui alle 21, mercoledì 8 maggio. Città a misura di bambino, disabile e anziano, con l'architetto specialista per la progettazione accessibile e inclusiva De Salvatore Armando. E poi ce ne sarà una quarta, martedì 28 maggio, sempre alle 21, città a misura di ciclista, diamo strada alle persone, con Matteo Dondè, esperto in pianificazione della mobilità ciclistica e moderazione del traffico. Quindi due specialisti, tratteremo questi due altri temi che fanno parte, diciamo, del pensare la città. Allora, noi abbiamo preso poi anche queste mappe della nostra città, ricordate, dove vedete anche delle zone colorate, siamo un po', diciamo, tra di noi, quindi credo che persone che conoscono già il tema, l'argomento, e soprattutto vorremmo centrare l'attenzione su quelle zone che vedete color arancione mattone, perché sono aree che secondo noi sono emblematiche del nostro futuro urbanistico, perché sono aree destinate a, appunto, dei piani particolareggiati, e due di queste sono aree dismesse dove sono previste appunto degli interventi, e invece altre due un po' più a sud della città di Carugate, confinante con Bussolo e Cernusco, invece sono aree verdi, no? Aree quindi agricole, e su questo aspetto poi si concentrerà anche l'intervento di Luca D'Achille sul beneficio anche, no, economico, o meglio sul danno economico che ne deriva di un intervento, e quindi su questo poi noi possiamo dire la nostra. Io ringrazio naturalmente il gruppo PGT che sta lavorando su questa cosa, grazie a loro che siamo qui questa sera, e Carugate Movimento. E sullo sfondo di questo ragionamento naturalmente c'è anche, sulla variante del PGT, l'eventuale ampliamento dell'area commerciale, che in questi anni ha, insomma, ci ha visto impegnati sia come Carugate Movimento, ma come ha segnato profondamente, no, la città di Carugate. E su questo pareva che ci fosse stato un rallentamento, invece negli ultimi mesi c'è stata una ripresa, tant'è che su questo interverranno poi il nostro consigliere comunale Paolo Molteni, dove ci dirà degli aggiornamamenti a riguardo di questo tema qua. E poi l'altro tema è appunto il verde, così importante, così diciamo sentito da un po' da tutti. Vedete appunto Carugate, diciamo, ha questi due corridoi ecologici a ovest,
al limitare insomma della tangenziale, e a est con appunto primo il parco Plis delle Cave e a est il parco Pane, che sono due appunto polmoni verdi molto molto importanti che devono avere tutta la nostra attenzione di tutela, perché sono appunto vitali appunto per chi ci vive. Vitali perché appunto la città, l'urbanistica vive anche di questo, vive diciamo di vuoti e pieni di beneficio, no? Sì, c'era un articolo proprio l'altro giorno che ragionava su questo tema specifico di quanto il verde abbia un beneficio anche spirituale, no? Evocativo, di quanto il cittadino possa lavorare meglio e vivere meglio, Psicologico. psicologico, con la vicinanza del verde dialettico. Bene, allora partiamo, io direi lasciamo la parola a Pietro Mezzi che ci relazionerà circa appunto il consumo di suolo e di quello che hai fatto anche in questi anni.